la busta, sì. La prima che fanno da soli senza scroccarla dagli altri, sì. Neanche la fumano tutta, Dario che ride. Parlano di cosa fare weekend. Si sentono forti, complici. Si sentono simili, si intendono solo dagli occhi. E Michele l'aveva provata per primo e non offrivano mezza un tiro. Si sforzava di sembrare grande, ma è grande appariva solo un ragazzino. Quindi lega con Dario, si sente accettato, si sente a suo agio. Non deve dimostrare un cazzo a nessuno. Si scelgono i membri del gruppo, uno per uno. In otto per farsi due canne, si cerca l'offerta migliore. Si cresce capendo il sapore di chi fidarsi. Prima ti guardi la busta, poi parli. E fumavano in cerchio, là che il problema era passare il tempo. Dopo il problema diventa che a casa Michele ruba spicci dal portamonete. I suoi se ne accorgono e non vede un euro da loro. Per lui conta poco, raccoglie richieste, racimola soldi dagli altri. Si tiene una parte, ci pensa da solo. Dario ne prende di più, gli domandavano dove l'hai presa. Lui se lo tiene per sé, prenditi il numero. Quando ti serve puoi chiedere a me. Queste storie si sanno già, vuoi sapere come finirà? Era solo una curiosità. Un ragazzo si innamora di soldi, ma non fanno la felicità. Sono solo il prodotto di un mondo che mostra il suo lato più sporco e condanna chi vuole e non ha. Queste storie si sanno già, vuoi sapere come finirà? Era solo una curiosità. Un ragazzo si innamora di soldi, ma non fanno la felicità. Sono solo il prodotto di un mondo che mostra il suo lato più sporco e condanna chi vuole e non ha. A Michele sembrava rischioso, lo fa ma per poco, lo fa ma con poco. Ogni volta che cerca dei soldi lo fa per poi smettere subito dopo. Sta bene così, non gli manca niente. Dopo un po' il meccanismo si inverte di scatto. Prima vuole vedere che hai soldi, poi ti lascia il pacco. Dai, un telefono e squilla continuamente. Confondeva l'amico il cliente, problemi con più di un serpente. Quando ti devono i soldi spariscono sempre. Sono solo esperienze, si fanno la scorza, si fanno forza, si fanno droghe diverse. Si fanno viaggi coi soldi che ha messo da parte. Dario continua incessante, Michele si fa ma non sa cosa vuole. Perde la donna, gli amici di merda che aveva, riattacca sul suolo le suore. Smette col fumo ma continua a vendere. Vede che duplica soldi se non ha da spendere. Accumula fino ad unirsi con Dario, ora hanno tutto da prendere. Lancia telefoni, macchina da sottovuoto, 3 kg pagati. In due con due macchine, una davanti che scorta la retta. I conti sui fogli segnati. E Michele con l'ansia che i soldi non rientrano. E Dario che lo rassicura. E gli scazzi, i furbi vogliono fregarli. Non credono neanche a chi giura. Nel giro si sente qualcuno agli arresti, qualcuno portato in questura. Loro si sono mossi con molta cautela, ma adesso Michele ha paura. Un ragazzo che vende per lui viene beccato, ha troppa pressione. Crede che possano fare il suo nome, si sente osservato anche se non si espone. Ha scelto il giro al compagno, che ora fa il doppio del suo guadagno. Ha giocato per troppo col fuoco, ora quel gioco lo continua Dario. Ma non è un gioco, si era promesso di farlo per poco, per uno scopo. Ora non riesce a staccarsi dai soldi, ma i soldi non riescono a colmare il vuoto. Queste storie si sanno già, vuoi sapere come finirà? Era solo una curiosità. Un ragazzo si innamora di soldi, ma non fanno la felicità. Sono solo il prodotto di un mondo che mostra il suo lato più sporco e condanna chi vuole e non ha. Queste storie si sanno già, vuoi sapere come finirà? Era solo una curiosità. Un ragazzo si innamora di soldi, ma non fanno la felicità. Sono solo il prodotto di un mondo che mostra il suo lato più sporco e condanna chi vuole e non ha.